Siamo alla pagina dello sport, ma in realtà c'è un po' di pausa per il calcio, ma è sempre tempo per parlare di calcio, soprattutto se a fianco a me c'è Massimo Profeta che ci dà un po' gli ultimi dettagli, non solo sul toto allenatore che riguarda il Pescara, ma più in generale. Che dici, Massimo? Intanto buon pomeriggio a te e a tutti gli amici visivi d'ascolto. Sì, insomma, sono giornate interlocutorie. Marina, hai detto bene, il campionato è terminato da 2 settimane, è stato anonimo, senza ambizioni, abbiamo già detto tutto della stagione amara, che ci siamo lasciati alle spalle sotto molteplici punti di vista. Per quanto riguarda il toto allenatore, si è parlato di Francesco Baldini che ha giocato con dell'Icardi nella Lucchese dal 91 al 93, erano entrambi giovanissimi in Serie B, quindi insomma c'è un grande rapporto di stima. Baldini ha allenato quest'anno il Perugia, poi a Trento ha centrato la qualificazione playoff, è stata eliminata la formazione da lui allenata dall'Atalanta Under 23. Diciamo che il contatto c'è stato nelle scorse settimane, però Baldini, la sostanza è questa, la sintesi è questa, firmerà ancora per il Trento. Non sono nella lista dei candidati Eziolino Capuano, Troisi, di cui abbiamo già parlato, ha fatto molto bene a Rimini, Eziolino Capuano altrettanto bene alla guida del Taranto. Non c'è neanche Cudini, che sembra essere insomma il profilo a cui è più interessato il Pineto, che disputerà il suo secondo anno consecutivo in Serie C. Per quanto riguarda invece la gestione della società, siamo sempre nel campo delle supposizioni, delle voci, delle indiscrezioni, però noi abbiamo sempre mantenuto un profilo basso, Marina, fino a quando non ci sono notizie certe, verificate, insomma non ci sbilanciamo affatto, credo che sia giusto questo. C'è però la notizia di Luciano Campitelli. Luciano Campitelli, ex presidente del Teramo dal 2008 al 2019, ha portato il Teramo dal campionato di promozione sino alla Serie B, poi revocata dalla giustizia sportiva, già sponsor del Pescara, grande amico di Sebastiani, potrebbe, anzi, sicuramente ricoprirà un ruolo dirigenziale, non entrerà come socio, sarà sempre uno sponsor sostanzioso, diciamo, del club, potrebbe assumere la carica di direttore generale o di vicepresidente, ma non entrerà, ripeto, come socio. Per il resto siamo, ripeto, nel campo delle supposizioni, è chiaro che bisogna rifare più o meno tutto, i pezzi migliori saranno ceduti, ahinoi, succede sempre così negli ultimi anni a Pescara, bisogna sempre ricostruire, non dico dalle fondamenta, ma quasi, e quindi c'è anche un grande scollamento, per non dire altro, tra la piazza pescarese e la presidente Sebastiani. Insomma, non è la condizione migliore, Marina, per ripartire il prossimo anno. Bisognerà fare qualcosa in questa direzione, bisognerà, a mio avviso, migliorare soprattutto la comunicazione. Sì, è un po' un film già visto, devo dire la verità, a me che non mi intendo più di tanto di calcio, però c'è sempre questa cosa, c'è sempre qualche gran nome che in una stagione si fa largo, si fa vedere, poi va via e si ricomincia da capo. Eh sì, purtroppo è così, insomma sono tanti giocatori negli ultimi anni che si sono messi in evidenza, l'ultimo per esempio Merola, che è stato decisivo nel girone di ritorno. Senza i gol di Merola magari il Pescara avrebbe fatto tutt'altro campionato, non che abbia fatto un campionato trascendentale, anzi tutt'altro, sesto posto ci si augurava qualcosa in più, però la squadra, io ho sempre detto dall'inizio del campionato, non è stata allestita per primeggiare, quindi è stato un campionato, ripeto, anonimo, senza ambizioni, e Merola sarà sicuramente ceduto insieme con Plizzari e tanti altri. Ti faccio un'ultima domanda, ma proprio riguarda la tua sfera. Se potessi scegliere un allenatore, diciamo abbordabile, adesso non parliamo dei meganomi, ma un allenatore che potrebbe comunque venire a Pescara, avresti un nome da Ma guarda, a suggerire? me è piaciuto tanto quest'anno Canzi, che però allenerà la Juventus femminile, quindi insomma è un profilo che non potrà essere intercettato, per così dire, però dipende sempre dai programmi che ha la società, non credo che siano programmi ambiziosi, perché sicuramente si costruirà una squadra con tanti giovani, un po' come è successo lo scorso anno. Bisognerà mettere anche esperienza, quindi sai, quando bisogna che gli obiettivi siano chiari e poi magari si sceglierà l'allenatore. Se l'obiettivo è la sopravvivenza, dici tu, sì, Diventa sopravvivere. tutto molto più complicato.